Continuano gli appuntamenti di Building a Puglia, l'originale iniziativa promossa dal Servizio Biblioteca del Consiglio regionale pugliese alla scoperta di scrittori locali. Il terzo incontro ha visto protagonista la poesia con la presentazione ai numerosi studenti dei volumi di Giuseppe Goffredo, Nessuna solitudine è più vera dell'azzurro dopo ogni spavento, e di Mario Pennelli, Canti di terra e di mare. La raccolta di poesie di Giuseppe Goffredo è dedicata alla figura di Alberto Solesin, sua moglie Luciana, genitori di Valeria Solesin, vittima insieme a molti altri giovani dell'attacco terroristico di Parigi nella sala concerto del Bataclan. I versi rappresentano un inno di pace alla salvaguardia del creato, alla solidarietà dei rapporti umani. È un inno alla vita, più che altro è perché non dobbiamo arrenderci a quello che sta succedendo e quindi l'insopportabilità stessa di quello che sta succedendo poi ci porta, come dire, credo che la poesia debba rispondere a questo, debba rispondere con il carico di umanità, di lucidità, di intelligenza, di forza, la forza appunto di non arrendersi. Dedicato a Valeria, dedicato a suo padre, dedicato alla famiglia Solesin per come si è comportato in questa occasione così tragica della morte di Valeria. Canti di terra e mare sembra guardare ad un'epoca lontana, fatti di ritmi lenti, di lavori umili, con il tentativo di recuperare una Puglia delle origini. Il volume è una parte dedicata alla campagna, al lavoro contadino, ai prodotti della terra, e una seconda rivolta al mare, alle reti dei pescatori, ai gabbiani che si disperdono all'orizzonte. Come spesso dico, è un libro che quasi non ho scritto io, nel senso l'ha scritto la nostra terra, perché è un canzoniere, una raccolta di racconti o stornelli, piccole poesie, scritte stando appunto a contatto con contadini, con pescatori, con agricoltori, quindi un'unione di folklore pugliese e anche un po' di ironia, tanta ironia anzi. Infatti appunto il libro si divide proprio in due parti, una dedicata alla terra e una al mare, giusto? Sì, è precisamente spaccato in due parti, l'emisfero marino e quello terrestre, che compongono quasi il DNA di tutti noi, pugliesi, di tutti noi un attimino innamorati del mare, ma anche profondamente agresti nel corpo. Quindi unendo queste due realtà, vi lascio immaginare un po' quello che ne può scaturire, ecco.